Ci sono talmente poche partite che problemi non ce ne sono, nel senso che chi corre, chi sta dentro la macchina che va e deve andare forte perché non c'è più tempo per aspettare qualcuno, quindi chi viene con noi sale, chi non viene sta fuori, è semplice, quindi non c'è ora tempo di andare a aspettare o di lavorare su... lo so, però non mi interessa, in questo momento a differenza di prima c'è un gruppo di giocatori, un gruppo sano, un gruppo che ha trovato nelle difficoltà una compattezza. E alla fine ci occorrono 14-15 giocatori, quindi adesso rivediamo non ci dimentichiamo che qualcuno che è andato via ha chiesto lui di andare via perché non c'era spazio, perché non si trovava o perché... Quindi adesso chi arriva si deve mettere in carreggiata e, come ho detto prima, c'è poco tempo, è un attimo adesso, si parte, non c'è più sosta, una gara dietro l'altra e quindi c'è da lavorare forte e basta. Io sono già concentrato a lavorare, io il voto lo do ai ragazzi durante la settimana, nell'atteggiamento. Ho visto una squadra che ha gestito molto bene questo momento di mercato, non era facile, stiamo attenti perché lo sappiamo. Pescara è una piazza importante, c'è una stampa giustamente che scrive, ci sono tante pressioni e quindi anche vedere i propri nomi sui giornali non è facile, però siamo stati bravi a rimanere tutti concentrati, siamo andati a giocarci una partita a Bologna in un campo difficilissimo e la squadra lì ha proprio dimostrato questo, di non essere con la testa in altre cose. È il lavoro sul campo che poi porta ad avere i giudizi dei giocatori, no? Perché non voglio ora parlare di chi non c'è più, no? Ma magari è andato via un giocatore che all'inizio non era così, non tutti erano così convinti che potesse far benissimo, invece ha fatto bene. Ci sono dei ragazzi che stanno prendendo un valore importante perché stanno crescendo. Io posso solo agire su questo, a me dare un voto in questo momento non mi interessa.